Che vuoi dire? No, stavo pensando, perché io vi ascolto, sorrido, perché davvero mi emoziona quasi vedere il sorriso con cui condividete non solo la vostra passione, la vostra musica e anche i vostri cuori. E quindi mi chiedevo, ma tu dai la possibilità a tantissime persone, soprattutto anche giovani, no, di potersi esprimere con 101. Qual è il consiglio che daresti proprio ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera? Allora, questo consiglio non deve essere in depressione. Questo consiglio che può dare a un giovane, se vuole lanciare questo mestiere di cantante o di presentatrice, sì, quello è possibile. Ma cantando, quello che vuole fare questo mestiere per guadagnare i soldi, si ferma subito. Si ferma subito perché non si guadagna niente, deve spendere. E se per caso il padre e la mamma non capisci questa cosa, che non è più possibile guadagnare i soldi e si cade in fase, ancora meglio. Deve fermare e andare alla casa di riposo, perché se tu non arrivi a capire che non è possibile, già noi artisti, come si deve, per fare 30 milioni ci vuole 40 anni di mestiere e conoscere mediatiche. Come tu per ma restare... Ma non di euro, 30 no, milioni. No, 30 milioni di vista. Allora, il consiglio che posso dare è già che non paghi niente a nessuno. Che si trova un buon produttore, che si trova un buon editore, che si trova un distributore, che trova qualcuno di serio, come facci la pecora. Vieni là, gira e ti faccio rientrare. Se sei capace, allora tu vai a 101 e ti paghi io. Se non sei capace, non va la pena, finito, non vuol niente. Vai, tanto qua siamo liberi. Il consiglio poi che Artimbano può dare è questo: vuoi cantare? Dipende da te. Non vuoi cantare, è peggio per te. Bravo, insieme. 3, voglio cantare, dipende da te. Vuoi, okay? Vuoi cantare. Vuoi, vai. Vuoi cantare, no, 3, 4. Vuoi cantare, dipende da te. Non vuoi cantare, peggio per te. Bravo. Anche perché bisogna essere... Bravo.